Ciao a tutti, siamo due ragazze del Blue Blog e siamo qui per intervistare Francesca Coin. Volevo chiederle, ha sempre saputo di voler fare la sociologa oppure c'è stato un evento nella sua vita particolare che l'ha portata ad imboccare questa strada? No, io non ho mai voluto studiare dalle elementari in poi, poi dopo sono rimasta un po' incastrata nel processo, diciamo. La sociologia è venuta tardi, nel senso che volevo capire, erano ormai gli anni 90 e già c'era una situazione politica difficile perché c'erano le guerre in Jugoslavia, si capiva, come dire, lo sfruttamento nelle fabbriche, la diseguaglianza che cresceva, e avevo bisogno di una disciplina che tentasse di dare sia una profondità storica che una profondità geografica, magari concettuale. Poi bisogna sempre fare un misto di discipline, io mi sono infilata nella sociologia a quel punto. Nell'incontro che ha appena tenuto ha detto che la nostra epoca si sta evolvendo molto velocemente e volevo chiederle appunto se sa dirci a cosa è dovuta questa accelerazione. È una bella domanda. Penso che ci siano stati dei prodromi di crisi, dei fattori che hanno innescato le crisi, la diseguaglianza è una di queste, che crescono lentamente negli anni, ma anche il cambio climatico stesso cresce lentamente negli anni e poi quello che avviene nelle crisi è che detonano tutte d'un tratto. Per cui in questa fase storica abbiamo da un lato appunto diseguaglianze crescenti nei paesi, tra i paesi, che questo si lega poi appunto alla deglobalizzazione, si lega alla povertà assoluta, si lega alla mancanza di rappresentanza politica, e quindi abbiamo una convergenza di crisi che tendenzialmente si potrebbero trovare a detonare contemporaneamente appunto da quella climatica in poi, e che comporta un'accelerazione e la difficoltà di rimanere al passo con la storia quando ha questi grandi processi di accelerazione. Un altro tema trattato, sì, è stato quello delle elezioni e dell'astensionismo al voto, e lei ha parlato di alcuni fattori che hanno determinato questo astensionismo. Se ce li poteva un attimo riassumere e cosa consiglia per tentare di ridurre questo numero di astensioni al voto? Beh, per ridurre l'astensione al voto bisognerebbe cambiare l'offerta politica anzitutto, pertanto una delle ragioni dell'astensione banalmente è che la società ha visto negati tutti i diritti che ha richiesto negli anni e ha visto promesse che non sono state mantenute, e ci sta che dopo molti anni appunto si perda la fiducia nella classe politica. Per cui per cambiare direzione in tutto questo bisognerebbe appunto avere un cambio dell'offerta politica, che in Italia io da quando posso votare non voglio dire che sono rimaste le stesse facce, però non sono neanche cambiate più di tanto, e questo forse ce lo dobbiamo prendere come noi, come obiettivo, nel senso che magari è ora che la politica la facciano le nuove generazioni invece che quelle che la fanno già da 30 anni. Si lega appunto alla sua risposta perché l'Italia risulta così arretrata rispetto ad alcuni altri paesi europei, anche per tutto quello che riguarda il welfare in generale, la condizione di benessere. E lì secondo me non abbiamo monitorato a sufficienza, nel senso che io sono molto preoccupata per quello che sta avvenendo nella sanità, perché la sanità si sta svuotando, cioè c'è un processo di privatizzazione per svuotamento, se ne stanno andando appunto infermieri, medici, personale sanitario, e quindi secondo me non c'è un presidio, è mancato un presidio. E un presidio, per esempio, l'ho visto nel Regno Unito, si fa facendo delle campagne nella difesa della sanità pubblica, per il rifinanziamento della sanità pubblica, facendo anche banalmente eventi pubblici sulla sanità pubblica, su cosa deve offrire, di cosa abbiamo bisogno. E questa è una campagna che secondo me va fatta il prima possibile.